Diventa realtà il centro polifunzionale di San Silvestro Blasioli, un iter iniziato, avviato nel 2005 e oggi arrivato finalmente a completamento. Sì, intanto una giornata di festa perché riusciamo a dare ad un quartiere importante di Pescara come quello di San Silvestro un luogo di aggregazione. Il centro polifunzionale significherà che la mattina sarà a disposizione della scuola, che è qui magistralmente diretta dalla dottoressa Grillantini, e poi il pomeriggio invece saranno 450 metri quadri a disposizione della parrocchia, delle associazioni del luogo e anche di associazioni che sono fuori da San Silvestro. È importante perché è un percorso molto atteso, parte nel 2005 con la prima amministrazione d'Alfonso, i primi 200.000 euro, poi ancora sempre nel 2005 altri 300.000 euro e nel 2013 350.000 euro. Poi, come siamo arrivati noi come amministrazione, abbiamo terminato quei lavori che erano già stati programmati. Abbiamo eseguito proprio nei giorni scorsi la rete di collegamento dell'Enel, 160 metri di scavo e poi questo bel piazzale che c'è qui fuori, e adesso siamo pronti a inaugurare questo centro che si chiamerà, sarà intitolato a Nando Filograsso, un famoso pedagogista pescarese morto qualche anno fa, ma soprattutto un centro, diciamo, dedicato a una persona che era di San Silvestro, viveva qui Nando Filograsso, e questo a noi ci fa ancora più piacere. È un quartiere, quello di San Silvestro, speciale, un quartiere animato, popolato da persone molto attente all'educazione dei loro figli e quindi molto attente alle esigenze della scuola. Essere qui questa mattina e poter godere di questo spazio che almeno consentirà delle attività motorie in un ambiente consono è importantissimo che possa ospitare la biblioteca di San Silvestro, ed è ancora più importante la certezza che a breve partiranno questi lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico, che pur se comporteranno dei disagi nell'immediato per lo spostamento degli alunni, rappresentano comunque una tappa importantissima per la sicurezza di tutti i nostri utenti.